senso della solitudine e anche questo senso della fuga, no? Sono sentimenti che appartengono alle persone in crisi in qualche modo, non solo alle persone vincenti. Probabilmente il fascino di Coppi è anche questo, di avere portato la sua grandezza sulla base di elementi che in qualche modo sono quasi quelli della disperazione. Ci vuoi ricordare un attimo come ha cominciato Coppi? Chi era Coppi da ragazzo? Allora, a me, devo dire, una delle cose che mi ha incuriosito e colpito più di tutto nella sua carriera è il suo approccio alla bicicletta, al ciclismo. E mi è venuta in mente questa frase: Fausto Coppi ha iniziato a pedalare perché non aveva il fisico. Nel senso che lui proveniva da una famiglia di campagna, della provincia di Alessandria, dove nacque nel 1919, e suo padre era un commerciante di vini, aveva delle vigne, ma Fausto, quando era l'età di iniziare a darsi da fare e a lavorare, era troppo gracile per poter lavorare nei campi, per cui il padre decise di mandarlo a lavorare come garzone da un salumiere. E Fausto espresse il desiderio di potersi recare al lavoro con la bicicletta. I genitori glielo concessero purché se la pagasse da solo. E così iniziò appunto il suo avvicinamento alla bici. Lui percorreva chilometri su chilometri e divenne una passione, tant'è che iniziò a pedalare anche per conto suo, diciamo, non soltanto quando la bicicletta doveva essere un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro, ma anche per piacere, perché lui a un certo punto capì che gli piaceva tanto immergersi nella natura pedalando, per cui è un approccio molto, molto speciale, no? E probabilmente una di quelle cose che entrano anche così nel mito, una storia di questo genere, non sembrava proprio un predestinato. Lui aveva conosciuto però a un certo punto un personaggio che era stato il suo mentore, un personaggio molto singolare, quello che poi non ti aspetti che possa scoprire, che possa vedere uno sportivo. Perché? Chi era questo personaggio? Adesso si chiamerebbe talent scout in un certo senso, perché il salumiere dove lavorava Fausto Coppi era Novi Ligure, e Novi Ligure fu anche il luogo dove incontrò questo personaggio eclettico, Biagio Cavanna, che era un massaggiatore e preparatore fisico con un passato sportivo, fece il pugile, si diede anche al ciclismo senza però ottenere grandissimi risultati, e la particolarità di questa persona era l'essere diventato cieco. Questa sua cecità però gli diede una sensibilità incredibile, come accade spesso, a livello muscolatura, esatto, a livello tattile, quindi lui, massaggiando le gambe di Fausto Coppi, capì che quelle erano delle gambe da campione, e addirittura venne chiamato l'orbo veggente, perché disse a Coppi: tu sarai la ruota più veloce del mondo. E in effetti così andò. Poi però a un certo punto la storia di Coppi si comincia a intrecciare con quella di un altro personaggio. Noi non possiamo parlare di Coppi senza parlare di Bartali. E tra l'altro ricordiamo Bartali forse adesso quasi come un personaggio conformista, come in realtà Bartali uscì durante il fascismo ed era un personaggio invece fortemente anticonvenzionale, era quello su cui i cattolici contavano per dimostrare che poi il cattolico non era necessariamente un molliccio a fronte dei viri fascisti. Tra l'altro Bartali fumava, bestemmiava nonostante fosse cattolico, beveva. E Fausto Coppi vince il suo primo giro quando lo vince? Lo vince in una situazione molto particolare. Lui aveva iniziato come dilettante a vincere le sue prime gare, e la cosa particolare fu che la prima gara da professionista la vinse come gregario in realtà di Bartali, perché Bartali cadde durante quella competizione, e quindi Coppi, che doveva essere appunto quello che aiutava il caposquadra a vincere la gara, in quel momento si sentì quasi una sorta di responsabilità, e capì che quello era il suo momento, era il momento per uscire fuori, e si aggiudicò la prima gara di una lunghissima serie, perché fu l'anno in cui, il primo anno in cui lui poi vinse il Giro d'Italia. Se non sbaglio era il 46, ma non era 1940, 1940, 40, ecco. E il giorno dopo la vittoria di Coppi
l'ambasciatore italiano avrebbe presentato la dichiarazione di guerra alla Francia, quindi iniziava poi il periodo drammatico dell'Italia e ovviamente un periodo non adeguato per uno sportivo. Ciò nonostante lui correva al Vigorelli, ti ricordi, fece il primato dell'ora, e dovettero non far sapere che lui correva per questo primato dell'ora al Vigorelli, perché altrimenti si sarebbero accalcate le persone. Solo 15 giorni prima erano cadute le bombe che avevano fatto 50 morti. E Coppi però comincia questa carriera interrotta dalla guerra, interrotta dagli infortuni anche, no? Sì, assolutamente, e questa è una cosa che mi ha fatto prendere molto a cuore la sua storia, perché purtroppo anche la mia di carriera, ovviamente non mi voglio paragonare a un mito come Coppi, però anche la mia di carriera purtroppo è costellata dagli infortuni, e, però nonostante questo lui è riuscito ad arrivare veramente, veramente in alto. Peraltro ci furono tante altre cose, disgrazie nella sua vita, la perdita del fratello durante una gara ciclistica, morì proprio per un incidente, andò in guerra, tornò fortunatamente sano e salvo, tanto da riuscire a diventare il Coppi di prima, e venne proprio mandato con la fanteria in Africa, e quindi passò dei periodi veramente, veramente tanto tanto difficili. Tu prima hai nominato Bartali, e in effetti io credo che questo dualismo veramente rimarrà nella storia, e non credo ce ne siano stati altri, se non altro in Italia, di dualismi come quello tra Coppi e Bartali, no? Probabilmente Coppi non sarebbe Coppi senza Bartali e viceversa. E ci sono tantissimi, tantissimi episodi che poi li vedono appunto non soltanto avversari agguerriti, ma anche complici in un certo senso.